per fare un lavoro che non mi piace, in un'azienda in cui non piaccio io, e tutti non fanno altro che ripetermi quanto sono fortunato. Con questo autoritratto del precario perfetto, o meglio, di uno dei modelli del precario italiano, inizia il film di Massimo Venier, Generazione 1000 euro. Uscito nel 2008 a ridosso della recessione, tratto da un testo letterario di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa, è la storia di Matteo, interpretato da Alessandro Tiberi, brillante trentenne laureato in matematica, che, in attesa di un fantomatico impiego accademico, sbarca il lunario con un contratto atipico, un lavoro in un reparto di marketing di una grande azienda milanese. Avete presente quei giovani non più così giovani di cui ogni tanto parlano in TV scuotendo la testa con l'assegnazione? Sai cosa pensavo? Ecco, quei giovani sono io. Una commedia questa, è una commedia sul precariato. Sì, è una parola che io non amo tantissimo, ma un po' perché è abusata, è molto televisiva ormai in realtà come parola. E poi soprattutto perché la mia sensazione è che uniformando tutto con queste parole che raccolgono tutto, che diventano un po' dei marchi, si tende poi, secondo me, a nascondere anziché illuminare il problema. Il problema è che è un po' più variegato, è sfaccettato, le realtà sono tante, e quindi sì, è una parola per cui non provo tanta simpatia, e così come non provo simpatia per il problema. Non so se mi rinnoveranno il contratto, non so cosa farò tra 6 mesi, non so come sarà il mio futuro. Questo è Matteo, il lavoratore precario che nel nostro paese nel 2008 si censiva, pensate, con quasi 3 milioni e mezzo di stipendi medi tra i 927 euro al mese che scendevano a 759 per le donne. Nonostante tutto, il film di Venier, soprattutto per l'esperienza maturata dal regista sui set di Aldo, Giovanni e Giacomo, non è mai a tinte fosche, non cade mai in una estrema drammatizzazione delle vicende raccontate, ma predilige la gag comica e l'ironia. Ed è probabilmente per questo che nelle prime 6 settimane di programmazione ha incassato 1,3 milioni di euro. Sì, però la regola era niente donne. E i soldi? Questa sta peggio di noi. A 400 euro al mese il riscaldamento delle bollette da dividere per 3. Lo so. Te chi sei, il genio della matematica o quello che gioca da solo alla PlayStation? No! Nel film ci sono un po' tutti gli ingredienti di chi cerca di sbarcare quotidianamente il lunario con uno stipendio di un lavoro precario. C'è l'affitto da pagare, la perdita d'acqua dal soffitto, lo scooter che resta sempre a secco e un frigorifero che ricorda un po' il deserto dei Tartari. E tutto ciò ben innesta il film appunto in quello che potremmo definire il cinema del precariato, di cui già abbiamo parlato nella nostra rassegna Cinema e Lavoro, con film come Tutta la vita davanti o con Fuga dal call center, o anche ad esempio con Smetto quando voglio. E Matteo non si sottrae al ruolo, compresso tra la rassegnazione e Speranza, tra la partitella di basket con l'amico e coinquilino Francesco e l'abbandono non accettato da parte della fidanzata, medico specializzando in cerca di qualche certezza in più. Il tutto condito da rimandi alla settima arte, come ad esempio la sala di proiezione del cinema De Sé in cui lavora il coinquilino del protagonista. Ma non solo, tra le varie curiosità ci sono anche i fotogrammi di un western, sorta di citazione a Sergio Leone, cui figli 2 su 3
hanno prodotto il film. E anche un trade union con fuga dal call center, dove gli interpreti vanno al Cineforum e dove in qualche modo attraverso un manifesto c'è il cameo dedicato a un altro film che, di cui abbiamo parlato nella nostra rassegna, che è Il posto di Ermanno Olmi. C'è persino un Fracchia accademico, il vecchio professore universitario di matematica prossimo alla pensione, interpretato, nemmeno a dirlo, da Paolo Villaggio. La commedia però si accende quando due donne entrano nella vita di Matteo, Beatrice e Angelica. Semplice, precaria, esaurita, ma decisa nella sua aspirazione di fare l'insegnante pur supplente a tempo indeterminato, la prima, sofisticata, glamour, a tratti aggressiva, donna in carriera, la seconda. E secondo te sta cazzata della Formula 1 dovrebbe convincermi? No, perché secondo me invece bisogna fare sempre di tutto per farle succedere le cose. L'hai detto tu. Il marketing è dire le bugie. Qualunque cosa esca dalla nostra bocca sembra una menzogna. E io invece? Giovedì scorso tu hai tenuto una lezione all'università su Gödel e l'insostenibilità del metodo assiomatico, giusto? Di quello che credi tu. Quando arriva il momento giusto si tratta solo di scegliere. O della parte giusta o della parte sbagliata. Se poi cambia in peggio. Se poi cambia meglio. Nel tira e molla dei sentimenti che sciaccherano dentro un confuso Matteo, in un andirivieni a tratti quasi isterico tra aeroporti e stazioni ferroviarie, a rinunciare, o meglio, a perdere tutto, sarà proprio il nostro interprete, il nostro laureato dei numeri. Ma si sa, la matematica non può prevedere tutto e quindi nemmeno il finale di questo film, la cui unica certezza resta però lo stipendio da 940 euro al mese di Matteo. Buona visione.